Giovani, buongiorno e ben ritrovati sul canale Neapolis 1926. Per prima cosa iscriviti al canale, è gratis. Signori, scusatemi l'outfit, ma sono appena tornato da fare le olive. Allora, alle ore 18, quindi segnatevelo, quindi attivate la campanellina e tutte le altre cose, il commento, il mi piace. Ragazzi, più commentate e più mettete mi piace, e più il canale di Neapolis 1926 aumenterà. Detto questo, alle ore 18, ve lo ripeto, alle ore 18 uscirà la live reaction di Napoli Rangers 3-0. Ma oggi siamo qui, signori miei, a parlare di Napoli Rangers 3-0 il giorno dopo. Benissimo, primi solidi in Champions League. Anche se dovremo aspettare la partita con il Liverpool per capire se siamo primi o saremo secondi, noi ci auguriamo tutti di poter passare il turno come primi, perché naturalmente, a parte che prendiamo più soldi, se tu passi per primo prendi più soldi, però aiuto, passare, io faccio questa, dico questa cosa, tu hai 15 punti nel girone di Champions League e non sai ancora se passerai per primo. Cioè, una cosa allucinante, allucinante veramente. Ci sono squadre che con 10-12 punti sono già primi, solide, al primo posto, quindi è incredibile. Noi dobbiamo sempre patire questa cosa. L'unica nota positiva è che potremmo perdere anche 4-0, se non sbaglio, o 3-1, 4-0, ma non mi ricordo bene i risultati per arrivare al primo posto, per passare proprio il girone al primo posto. Vabbè. Detto questo, parliamo un po' della partita di ieri sera, ragazzi, perché io ieri sera, sapete, no? Prima si diceva il turnover, qualcuno diceva, ah, si farà il turnover come lo faceva Mazzarri, come lo faceva Sarri quando eravamo in Europa League, in Champions League. Ragazzi, ad oggi, il Napoli può fare tranquillamente turnover anche in campionato. Ieri sera Luciano Spalletti ne ha cambiati 6 rispetto alla partita contro la Roma, e tutte queste grandi assenze, Kvara, Anghissa a centrocampo, che poi c'era Ndombele, avevi però Zielinski, avevi Zielinski, scusatemi, non Zielinski, avevi Elmas a centrocampo, e Elmas ha fatto benissimo ieri, ragazzi, quindi c'è da fare anche complimenti ad Elmas per la buonissima prestazione di ieri sera. Avevi Mario Rui schierato come terzino, avevi Østigard, difensore centrale all'esordio in Champions League, che ha anche segnato il gol numero 100 fra tutte le competizioni europee del Napoli, lo segna proprio Østigard. E poi lì davanti c'avevi questa novità, questo tridente nuovo con Raspadori, Simeone e Politano. I ragazzi si sono comportati tutti nel modo corretto, hanno corso come i dannati ieri sera. Un Napoli, quando io vi dico il turnover, ragazzi, qui non si può parlare più di turnover, perché tu chi metti attualmente in questo Napoli gioca bene. Gioca bene e sa quello che devono fare i giocatori. E questa è la cosa più importante che mancava l'anno scorso. L'anno scorso, se toglievi Insigne al Napoli, toglievi Osimhen, toglievi Mertens, perché poi non abbiamo giocato anche partite solo con Petagna. Ragazzi, quest'anno se tu togli Osimhen lì davanti c'è Simeone. Ieri Simeone ha fatto doppietta, 4 gol in 4 partite se non sbaglio. Cioè, cose allucinanti, cose veramente allucinanti, ragazzuoli. Cioè, io non so più come descrivere questo Napoli. È stato un Napoli strepitoso. Migliore in campo, certamente, Simeone, ragazzi, che naturalmente Simeone ieri ha fatto di tutto, addirittura pressava a centrocampo, addirittura qualche volta l'abbiamo ritrovato anche in difesa. E anche Raspadori ha fatto una partita buonissima, stessa cosa Politano dall'altro lato, ma ragazzi, ieri c'è stato un difensore centrale che ha fatto paura, paura veramente, e stiamo parlando di Kim, ragazzi. Kim arrivato sotto i peggiori auspici per un difensore che potesse arrivare nel Napoli, perché naturalmente sei uno di quelli che deve andare a sostituire uno dei migliori centrali del mondo, Kalidou Koulibaly. E signori, Kim non sta facendo sentire la mancanza di Kalidou Koulibaly, anzi, a volte sembra essere anche meglio di Kalidou Koulibaly. Ed è incredibile perché nessuno si poteva mai aspettare
questo clamoroso adattamento al calcio italiano e addirittura alla Champions League di Kim. Ecco, queste sono quelle cose che ti lasciano un po' spiazzato, no? E tu dici, cavolo, questo Napoli quest'anno sta facendo paura, ha tanti ricambi in tanti ruoli. Ragazzi, noi finalmente abbiamo un terzino sinistro, due signori terzini sinistri. Ieri, ragazzi, Mario Rui, l'ennesimo assist della sua stagione, cioè è in uno stato di grazia Mario Rui allucinante. Cioè, poi se levi Mario Rui c'è Oliveira, che voglio, Oliveira a Roma ha fatto una partita buonissima, ragazzi. Quindi è questo che io mi domando, no? Io ora mi domando e dico, come mai la Gazzetta dello Sport, Tutto Sport, il Corriere dello Sport meno, non danno risalto a una prestazione come quella del Napoli, dove è stata l'unica squadra dopo 20 anni, se non sbaglio, però la prima nella storia, ma non vorrei dire una stronzata, poi dopo andrò a rivedere, che ha fatto più di 20 gol nella fase a girone e non c'era mai riuscita nessuna italiana. Cioè, non hanno dato risalto al Napoli che si è qualificata agli ottavi già da due turni, va bene? E invece no, danno risalto all'Inter, al Milan, alla Juventus. Questa è una cosa che io non riesco a capire. Come mai il Napoli attualmente, che gioca il miglior calcio, forse solo secondo al City di Guardiola, non viene menzionato su nessuna testata giornalistica italiana? Cioè, è clamorosa questa cosa. È clamorosa perché tu vedi proprio l'odio verso noi napoletani, vedi proprio lo schifo, va bene, nei confronti di una squadra che sta facendo innamorare l'Europa con le sue giocate. Cioè, signori, noi dopo 16 minuti stavamo già 2-0 ieri sera. Stavamo 2-0 ieri sera. La partita poteva finire benissimo 4-5-0, perché le occasioni clamorose le abbiamo avute, traversa di Dombélé, Simeone al pallonetto, Simeone all'ultimo minuto che la butta fuori di pochissimo. Cioè, il colpo di testa di Raspadori davanti porta che poi non è entrato. Cioè, il Napoli, io mo mi faccio una domanda. Ma il Napoli, più di questo, cosa deve fare per andare in prima pagina? Cioè, io mi domando e dico, il Napoli per andare in prima pagina, cosa dovrebbe fare? Perché ragazzi, io non ho parole, non ho parole perché mi sento preso per il culo da questi giornalisti. Forse diamine, avevano detto che il Napoli non avrebbe passato nemmeno i gironi, sarebbe andato in Europa League. Però stranamente il Napoli è primo in campionato. Attualmente è primo in Champions League. Dovremmo prendere un'imbarcata per passare secondo in Champions League. Cioè, non riesco a comprendere questa cosa. Tutto questo astio contro noi napoletani, contro questi giocatori del Napoli. Cioè, io non lo so perché. Non lo so perché. E forse aspettate la prima caduta del Napoli in stagione, perché io penso stiano aspettando quello, ragazzi. Stanno aspettando la prima batosta che il Napoli prenderà in campionato, in Champions League, per fare il vostro articolo da prima pagina. Bene, ad oggi un articolo in prima pagina con il Napoli che perde non lo avete ancora fatto. Quindi per ora, a detta di molti giornalisti italiani, il Napoli doveva stare al settimo posto attualmente in campionato, doveva uscire dall'Europa League. Sapete come è andata a finire la storia? Che la Juventus in campionato sta facendo schifo. Va bene? A che posto è? Settimo, sesto, quinto? A che posto è la Juventus? In Champions League non c'è più, è andata in Europa League. Ma tu, vorrei, doveva vincere lo scudetto, a detta di molti, la Juventus aveva una squadra per vincere lo scudetto. E io non li levo dai giochi, perché non sia mai, io questi dai giochi non li leverò mai, non li leverò mai i Juventini dalla lotta scudetto, perché se escono veramente anche dall'Europa League, sappiamo che potrebbe uscire anche con il Maccabi Haifa, potrebbe scavalcarlo in Champions League. Cioè, io non lo so, forse avete sbagliato i conti, perché il Napoli attualmente è la squadra migliore d'Europa, come già detto, forse la seconda dopo il City. Però io lancio una provocazione qui sopra. È meglio il Napoli di Sarri, del sarrismo, l'individualismo di Maurizio Sarri, o
o è meglio il collettivo di Luciano Spalletti? Fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Sempre e comunque Forza Napoli dal vostro Neapolis 1926. Ciao aiuto!